Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vi faccio vedere un mazzo che in effetti non si vedeva né su YouTube né ai tornei da tantissimo tempo. Sto parlando del mazzo Jolteon VMAX. Jolteon è stato uno dei mazzi più forti del formato per tanti, ma veramente tanti mesi, ma poi con l'uscita di nuove carte nel frattempo piano piano il mazzo ha perso potenza ed è rimasto un mazzo che adesso non gioca più praticamente nessuno. Ci stavo pensando l'altro giorno e mi stavo chiedendo, ma in un metagame in cui comunque abbiamo così tanti mazzi da un premio, ovvero Lost Zone Box, e anche mazzi con debolezza lampo come Lugia, perché una carta come Jolteon non dovrebbe più essere forte? Ci ho ragionato e in effetti devo dire che il mazzo è molto meglio di quanto mi aspettassi. Detto questo, non mi aspetto che Jolteon tornerà nel metagame come top tier, semplicemente c'era tanta gente che era affezionata a questo mazzo, perché è un mazzo che è stato veramente tra i più forti per molto tempo, e secondo me vale la pena ragionarci ancora un attimino, perché sono uscite anche delle nuove carte che lo rendono sicuramente migliore di prima. Se volete provare anche voi questo mazzo, potete acquistare i codici su BuyPixelGeoCodes e avrete uno sconto del 5% se scrivete Weaver al momento dell'acquisto. Se invece vi interessano prodotti in real oppure accessori, potete acquistare la Car Square. Allora, se volete approfondire di più il funzionamento di questo mazzo e vedere anche altre partite, prima di quelle che vedrete tra poco, io comunque avevo già fatto un video su questo mazzo e la lista tutto sommato era abbastanza simile, perché comunque è Jolteon VMAX con motore Inteleon. Per adesso la ripercorriamo con calma. Jolteon VMAX è un Pokémon che ha 0 di costo di ritirata, e questa è una figata, 300 punti salute, che fa 100 danni al Pokémon attivo e 100 danni in panchina a un Pokémon che abbia già almeno un danno su di sé. Quindi, cosa facciamo noi? Abbiamo ovviamente Zigzagoon per mettere un danno in panchina, 4 retini di recupero per usare tutti gli Zigzagoon che vogliamo nel corso della partita, ma abbiamo anche questo Inteleon che ci fa mettere 2 danni dove vogliamo ogni turno. Non siamo contenti? Abbiamo anche, ho sbagliato, Alakazam Lucente. Alakazam Lucente ci permette di spostare fino a 2 danni da un Pokémon del nostro avversario a un altro Pokémon. Questo permette quindi di spostare o 1 o 2 danni, ma soprattutto a volte ci capita che magari ci interessa arrivare, che ne so, a 130 danni in panchina per mettere KO un Pokémon. Noi faremo 10 danni con Zigzagoon e 100 con Jolteon. Magari abbiamo già messo 100 o 200 danni su un Pokémon attivo e non ci serve farne altri 100 per fare il KO, magari ci basta farne 80 in più. Quindi noi spostiamo i danni già presenti sul Pokémon attivo su un Pokémon in panchina, in modo tale da poter fare il KO su due Pokémon insieme. Spostare 2 danni a turno in questo modo è forte, con 4 retini vuol dire possiamo spostarne anche 4 o 6. Quindi la cazzata lucente è veramente figo in questo mazzo. Jolteon V tra l'altro ritira a 0, col primo attacco mette 20 danni dove vuole, però tendenzialmente non vogliamo fare questo attacco. Un'idea carina, secondo me carina, che mi è venuta per rendere questo mazzo ancora più forte e proteggersi un po' dal fatto che i mazzi adesso sono molto aggressivi, e questo invece è un mazzo che comunque fa 200 danni a turno, che comunque non sono tantissimi, è quello di giocare Diancie. Diancie dice che quando è il Pokémon attivo, il tuo avversario, se userà le carte aiuto, queste carte aiuto non hanno effetto sui Pokémon base che hai in panchina. In poche parole, se tu hai Jolteon V in panchina e Diancie attivo, non possono farti boss KO. Sono obbligati a mettere KO Diancie. O a non attaccare, se non vogliono attaccare. Quindi l'idea è che noi partiamo o con Sobble o con Jolteon, è abbastanza semplice comunque ritirare questi Pokémon, andare a prendere Diancie, che possiamo prendere con una Level Ball o con una Velox Ball, o anche con Energia Cattura, e il nostro Jolteon è tranquillo in panchina. Vuole 2 energie Jolteon, abbiamo visto, giusto? L'idea è che noi giochiamo la Medaglia degli Elementi. Questa carta ci permette di attaccare con una sola energia, e quindi fare 100 danni al Pokémon attivo e 100 in panchina. Cosa ci permette quindi di assegnare direttamente al secondo turno, se un'energia la usiamo per ritirare il primo turno, per mettere Diancie. Non siamo contenti? Abbiamo anche Demetra. Demetra ci permette di scartare, cioè noi scartiamo tutte le energie dai Pokémon evoluti che abbiamo in gioco e togliamo tutti i danni da quei Pokémon. Jolteon magari ha su 290 danni, li togliamo tutti. Grazie alla medaglia degli elementi ci basta assegnare una sola energia e attacchiamo di nuovo. Si potrebbe giocare anche un'altra Demetra o un blocco amici, non c'era spazio in questa lista, per come l'avevo pensato non c'è spazio. Altre carte carine che ho aggiunto, Petra la conosciamo, una carta che dà molto fastidio, in un mazzo come questo che comunque va anche a pescare KO, cioè a pescare premi e fare KO su Pokémon in panchina, guadagnare quel turno grazie a Petra può veramente anche ribaltare una partita. Abbiamo comunque anche 2 Mary per questo. La stadio che giochiamo in questa lista è Tempio di Sinnoh, solitamente si giocava al Sentiero Biancacima. Tempio di Sinnoh adesso è forte sia contro Lugia sia contro Mew, anche contro Regibox tra l'altro, quindi giochiamo di Tempio di Sinnoh. Ecco, contro Regigigas il matchup è un po' strano, perché comunque c'è la debolezza lotta, però noi
teoricamente peschiamo due premi in un turno. Dobbiamo cercare di mettere un po' di danni con Inteleon, con Zigzagoon, spostarli con Alakazam. Pescare due premi in un turno e giocare col Tempio di Sinnoh potrebbe anche permetterci di vincere la partita, magari anche con Petra, tipo Petra più Tempio di Sinnoh. Non è un matchup semplice, ma si può giocare tranquillamente. Che cos'altro? Manaphy ci dà parecchio fastidio. La nostra idea è quella di fare ordini del capo su Manaphy, colonna dell'allungamento, attacchiamo mettendo KO Manaphy e facendo dei danni in panchina. Per esempio contro Lugia metti KO Manaphy e Dunsparce contemporaneamente, ed è una cosa bellissima. Tra l'altro contro Lugia possiamo anche fare boss su Archeops, mettere KO Archeops per carebolezza lampo, e poi l'Archeops in panchina iniziare a danneggiarlo e magari completare il KO il turno dopo grazie a Inteleon o spostando i danni con Alakazam. Quindi c'è anche questa strada contro Lugia, cioè di mettere KO gli Archeops abbastanza in fretta. Peso Ball di Sui è fortissimo perché abbiamo varie carte in monocopia, magari ci serve Zigzagoon, anziché prendere la Quick Ball prendiamo questa Peso Ball. Una ricerca di energia per prendere l'energia base perché non sempre l'avremo in mano. Tre ricerca accademica perché ci serve consistenza e direi basta. Beh, in realtà mi sono appena reso conto che non vi ho parlato del motore del mazzo, cioè l'ho dato per scontato perché sono carte che conosciamo. Comunque, nel caso non le conosceste, questo mazzo ha il motore Inteleon che ruota tra pochissimo, tra l'altro. Il motore Inteleon ci permette di prendere una carta strumento, una carta allenatore qualsiasi nel mazzo, e con questo Inteleon qua mettiamo i danni, con questo qua invece prendiamo due carte allenatore. Quindi è un motore che ci dà molta molta consistenza. Ok, penso di avervi spiegato tutto. Se avete domande ovviamente scrivetele pure nei commenti. E adesso buona visione, ci vediamo qualche partita. Questa è la tipica partenza da mazzo Inteleon, che da un lato vorrebbe sempre partire secondo per poter usare la carta aiuto, dall'altro invece preferirebbe evitarlo. E se adesso non pesco una energia cattura, un Jolteon o una Velox Ball è un casino. No. Ai ai ai, questo è davvero un bel casino. Oltretutto io direi che faccio così per evitare un KO di Cramorant, ma potrebbe arrivare una fune di fuga. Questo è uno dei problemi che i mazzi Inteleon in realtà hanno sempre avuto, eh. Non è una cosa che ti fa per forza perdere la partita, però in alcuni casi potrebbe. Quindi adesso vediamo. Sicuramente contro un mazzo come questo potrebbe essere una cosa che ti fa perdere la partita, perché comunque mi aspetto di subire un KO fin da subito. E se è su Zigzagoon, ok. Cosa sto sfidando? Ah ok, gioca anche Banette, che ti permette di riprendere una carta aiuto e si losta. Quindi vabbè, insolita come scelta, però comunque ha senso. 3 Battle V-Pass, non male. Vorrei giocarle anch'io in questo momento. Preme già Sableye, vediamo. Con le Mega Ball, ok, è una lista di Lost Zone Box un po' insolita, devo dire. Ok, quindi è questo Lost Zone Box. Quindi ok, sappiamo già quali sono tutti i suoi attaccanti. Ecco, diciamo che Sableye contro i mazzi Inteleon dà parecchio fastidio. Quindi il mio vantaggio è che non ha ancora messo in gioco Manaphy, perché naturalmente non aveva motivo di farlo. Quindi può darsi che riuscirò un po' ad approfittare di questa cosa. Magari un attacco di due premi di Jolteon riesco a farlo. Poi dovrò fare la giocata di boss più colonna d'allunamento. Comunque lui è partito benissimo, quindi il KO mi sa che arriva. Mi auguro solo che non arrivi la fune di fuga. Se arriva la fune di fuga è un casino. Anche perché tra l'altro in mano due Drizzle e ricerca accademica. Vediamo, però mi sa che... Allora, io comunque un turno lo gioco perché ho ricerca accademica, magari pesco una mano eccezionale. Però gioco 3 Drizzle, 2 li scarto adesso, vuol dire che dovrei giocare la partita con un solo Drizzle. Non è proprio il massimo. Energia, ritira, farà il suo KO. Tosta, tosta raga. Ah, oltretutto scarto anche Demetra. Quindi è proprio una partenza terribile. Cioè che se quantomeno non avessi dovuto scartare queste carte, dicevo ok, sì, partivo a rilento, però in qualche modo ok. Però è proprio... Cioè, è un casino. Direi Quick Ball su Diancie. No, ma Diancie magari lo gioco se dovesse fare ancora fune di fuga. Quick Ball sul Tempio di Sinnoh. Tanto contro lui non serve. Prendo un Jolteon. Io potrei fare 20 danni a un Pokémon in panchina, ma sinceramente non so neanche quanto ne valga la pena, perché poi mi faccio attaccare. Potrebbe arrivare boss KO su Sobble, sarebbe una cosa bruttissima.
Beh, uso Quick Ball su DNC e metto un Sobol. L'ultimo Sobol. Oppure uno nei premi. Aia. Anche questo, cioè, il fatto di non poter usare Ziz con PKV KO adesso è un bel problema, eh. Perché io poi i danni come faccio a metterli? Ora che arrivo a settare l'altro Inteleon. Quanto vorrei un amo normale. Devo concedergli un premio su un Sobol. Per forza. Non bene, non bene. Allora, questo qua poi si losta e si prende una carta aiuto. È una carta forte ovviamente in un mazzo con Acromio, ci mancherebbe. L'unica cosa è che cioè, non ha, ha solamente la Mega Ball per prenderlo. La Mega Ball non è una carta che ti serve molto in questo mazzo. Wow. Ok, allo stato un po' di roba interessante. Fune di fuga. Ho fatto bene allora a anticiparlo. No, ti mando Sobol. Cercherò poi nel limite del possibile di ritirare Jolteon danneggiato. Un Sableye è qua allo stato. Uno glielo metterò KO direttamente in panchina con un attacco. Devo sperare quantomeno che in questo turno non faccia retino per mettere Manaphy. O comunque che non usi Manette per mettere Manaphy. Se riesco a fare un turno con il doppio KO, secondo me è una cosa carina. Ah, il caretto di scambio. Questo è da parecchio fastidio. Questo mazzo mi sta veramente mettendo in difficoltà, ma in realtà la difficoltà me la sono creata da solo perché ho avuto una brutta partenza. No, non deve assolutamente mettere Manaphy. La cosa fondamentale adesso è questa. Ok, si sta riprendendo la carta aiuto. Si losta. Raga, Manaphy lo gioca per forza. E i modi per prenderlo secondo me ce li ha, quindi se non lo gioca adesso, sinceramente, sarei un po' confuso. Addirittura. Ok, qui. No, ma io sono sicuro di me, ragazzi. Secondo me davvero, finché non vedo Manaphy qui, mi piace pensare che ci siano possibilità per questa partita. Ma tu non sei già a 10, vero? Potrebbe esserlo, eh. No! Sta per fare il doppio capo su Sobol. Che disastro! Beh, ha ragione lui, perché comunque vedere un Sableye al terzo turno con due Acromio mi sorprende non poco. E tra l'altro lui adesso deve soltanto mettere KO un altro Jolteon VMAX per vincere la partita. Complimenti. Tra l'altro colsendoli poi i Sobol da 70. No, ma non ne vale la pena perché Sableye non è più così giocato adesso. Allora adesso facciamo così. Io devo fare sicuramente Zigzagoon su Cramorant. No, sull'altro Sableye. Io vorrei fare Mary per dargli fastidio, ma se non pesco Jolteon VMAX energia ho perso. Quindi devo ottimizzare la probabilità di trovare quello che mi serve. Dai, ci siamo. Jolteon VMAX, energia cattura, andiamo a prendere un altro Jolteon V. Questo più che altro per sfoltire il mazzo, visto che comunque posso fare ben poco. Anzi, nel caso dovesse fare pietra, l'ha già lo stata, però se ce n'è un'altra. Ok. Attacco, gli metto KO due Sableye. Cioè, non sono assolutamente tranquillo in questo momento. Tra l'altro ho in mano pietra, che non è male. Vediamo, ragazzi, secondo me, allora, finché non mette in gioco Manaphy, io ho delle possibilità. Perché pescare due premi a turno vuol dire che in due attacchi vinco la partita. E che intanto ritolgo gli attaccanti. Lui ha un Sableye qua e ne ha due qua. Avrà sicuramente Sofra, avrà sicuramente Amo Normale. Ma questo è stato un attacco che sicuramente gli ha dato fastidio. Il prossimo turno faccio Petra, poi. E un Sobor lo posso anche giocare, perché comunque deve pescare tre premi. Quindi due premi piccoli, questo Jolteon poi lo evolvo, quindi sono sereno a giocare questo Sob, non è un premio che mi rischia di farmi perdere la partita.
Interessante la sua lista comunque. All'inizio mi sembrava quasi una versione, quasi un po' scarsina di Lost Zone Box, una versione originale ma non molto consistente, comunque non forte come le altre. Però c'è cioè, un Lost Zone Box che riesce in così poco tempo a fare tutte queste cose. Guardalo subito con Sofra. Sì, però ti faccio Petra adesso, preparati. Ti faccio Petra e finché non metti in gioco Manafi, caro mio avversario. Fuori di fuga è anche interessante in realtà. Beh, ti mando Jolteon che ritira. Che ritira a zero. Magari speravi che mandassi Zigzagoon per mandare Cramorant? Non lo so. Per me adesso è importantissimo anche trovare un retino. Ne ho ancora tre. Un retino sarebbe veramente importante. Eh sì. Devo riuscire a fare il doppio attacco in questo turno. No, come faccio a trovare il retino? Mi mette KO Zigzagoon. Cavoli. Eh sì, non ci avevo neanche pensato. Beh, non avevo alternative, non potevo trovare il retino neanche volendo. No! questo è un problema. Questo è un grosso problema. Cerchiamo adesso in qualche modo di guadagnare del tempo, anche se trovo veramente dura. Questo è un bel casino. Tra l'altro lui con Charizard adesso fa il KO, eh. Potrei fare Quick Ball su Tempio di Sinnoh, può aver senso. Potrei prendere solamente la Kazam che non serve. No, questo non va bene, cavoli. In questa lista non serve la normale, ma in questa partita vorrei averne 4. Cioè, guardate i miei scarti. Se ha fatto così, vediamo se... Allora, se dovesse missare l'attacco adesso, ok. Perché mi ha dato direttamente Comfy. Ha allo stato un'energia e un cristallo di bruma, quindi direi non male. Ok, però comunque... Cioè, finché non riesce a settare Charizard, io sono tranquillo. Perché io faccio 3 attacchi, però comunque questo Pokémon qua che ha molti punti salute, lui è solamente Cramorant, quindi non è neanche malaccio. Ok, sto sparpagliando un po' di danni per fare in modo che appunto con Charizard faccia il KO in entrambi i casi. Vediamo un po' cosa ho nel mazzo. Questo lo prendo tanto per... Avere una Quick Ball per un altro Jolteon, che in realtà avrebbe anche senso usare. C'è ancora una Marnie, ma comunque io non posso pescare adesso, quindi niente. Usiamo energia cattura qua. Prendiamo un altro Jolteon. Nel caso la partita dovesse andare per le lunghe. 50-60, vabbè, nel dubbio facciamo così. Non ha senso fare boss. Potrei usare Quick Ball scartando Drizzle solamente per sfoltire il mazzo. Bah. Prendiamo la Kazama, anche se non serve. E faccio questo KO. Non so bene cosa aspettarmi adesso. Tutto dipende dalla velocità con cui lui riesce a giocare di Charizard adesso. La mia partenza è stata pessima. È già tanto che sono arrivato a questo punto della partita in cui sto quasi sperando di poter vincere. Tanta sfortuna nella partenza. E non ho mai utilizzato il potere di Drizzle. Quindi tutto quello che sto facendo lo sto facendo grazie alle carte aiuto. Era già tanto essere arrivato a questo punto. Vediamo se... Cioè, se lui dovesse missare un turno adesso, io pesco un premio, e se non vince il turno dopo vinco io, eh. Quindi tutto dipende davvero. Non ho ancora visto energia fuoco, né Quick Ball, ammesso che le abbia le Quick Ball. Fune di fuga, questa in realtà... Beh, non fa proprio nessuna differenza. Modi per ritirare, un po' ne hai usati o ne hai ancora tanti? Bene, ho usato un bel po', devo dire, eh. Ce ne sono ancora un bel po'. Tutti i retini ancora. Ho usato un'altra energia psico. Energia fuoco saranno 2. Bacino di magma secondo me è 1. Laburno. Ecco, Laburno è proprio la carta che probabilmente lo fa vincere adesso. Cavoli. Ci avevo sperato.
pensavo che alla fine, nonostante tutta questa sfortuna nell'inizio della partita, alla fine ce l'avrei fatta perché non aveva Manafi. Stato vero se ce l'aveva nella lista. Invece no, non lo so, mi ha fregato. Vabbè, comunque è stata una bella partita, è bella combattuta. Qua comincia il mio avversario. Io ho questa partenza. Cosa mi significa questa partenza? Con due Jolteon un VMAX in mano, io non posso fare ricerca accademica, non esiste. Io partirò di Luminion, però se ho un Lugia può comunque attaccarci e rimetterlo in fondo al mazzo. Non va bene sta roba. Vediamo, sì, Ultra Ball, ma sì, è sicuramente un Lugia. Energia impatto. È una versione strana, forse tipo quelle con Gengar. Energia impatto. Ma scarto, boh, sì. Nah, non va bene, raga, non vanno bene queste partenze, cavoli. È un po' il punto debole di Mazzi in Teleon, forse, il fatto di avere queste partenze un po' così, in cui vorresti riempirti la panchina, però non puoi neanche giocare 12 ball, quindi un po' ti capita di avere queste partenze un po' così. Infatti, gli ultimi Mazzi in Teleon veramente forti erano quelli o con Palkia, che comunque può attaccare anche con un po' di Pokémon acqua base, oppure con Urshifu, che è un Pokémon Rapid Strike, e quindi lo setti con l'attacco di Sobol. What? 120 danni più 30 per ogni Pokémon in panchina. Ah, lo puoi settare? No, vabbè, lo setta direttamente con il potere di Lugia. Ma io adesso posso fare il KO? Sì. Se trovo un altro Letino, sì. Voglio sperare di trovare un altro Letino. No, raga, io non... preferisco fare i danni in panchina. Secondo me non trovo un altro Letino. Non voglio sperare di trovare un altro Letino e non danneggiare questo Luminion. Facciamo una scelta safe. Adesso pesco Letino sicuramente. Ok, bene. Allora, Pesoball, vediamola subito. Ottimo. La Pesoball è forte perché anche se non hai carte in monocopia nei premi, tendenzialmente qualunque carta trovi comunque ti va bene. Prendiamo un altro Sobol. Attenzione, sembra che la situazione stia un pochettino migliorando. Ok, cioè mi sento un po' più tranquillo adesso. Il mio campo è abbastanza settato. Il mio avversario gioca una versione di Lugia veramente strana. Questo Slaking ci si fa anche tanti danni. Può arrivare a fare 270 danni, ci mancherebbe. 180 punti salute, un Pokémon da un premio. Anche Drapion, che non si vede proprio in tutte le liste di Lugia, anzi non si vede quasi mai. Non so bene come mai. Ah, però li sta girando. Ho vinto. Ok, avrei voluto vedere di più del suo mazzo. Vabbè, ho vinto. Va bene, no? Ok. Allora, vado secondo e devo dire che ho una mano carina. Carina. Non stupenda. Carina. Pikachu volo VMAX, debolezza lampo e io sono un Pokémon evoluto. Oh, questo mi piace. Due premi gratis, tutti miei. Non ho abilità, Vulpix di Alola contro di me non serve a niente. Gioco pochi Pokémon V in gioco, quindi non fa neanche il potere di Astro con tanti danni. Ok. Il prossimo sarà Arceus, ed è un mazzo che vorrei portare su questo canale. Ho già la lista pronta, è uno dei prossimi video probabilmente. Dai, questo secondo me è un matchup che si può gestire abbastanza in serenità. Adesso vediamo. Non credo nemmeno che giochi Manafi, tra l'altro. Quick Ball, si prenderà il suo Arceus. Vulpix bellissimo, tra l'altro. Ecco Arceus. Perché non ha attaccato? Boh. Quick Ball su questa carta che comunque non mi serve proprio adesso. E non ho di Enzi, uffa. Prendiamo sicuramente un secondo Jolteon e sicuramente un secondo Sobol. Se avessi avuto un'energia avrei attaccato con Sobol. Ti mando un Sobol o un Jolteon. Ti regalo due premi.
Cintura scelta ce l'avrà questo mazzo? Sto pensando alle liste che conosco. Sai che non è detto che ce l'abbia. Preferisco concedere due premi ma fare due volte Drizzo il prossimo turno. Chissà come mai non ha fatto l'attacco prima. 5 carte sono poche, eh? Ok, come non detto. Cintura scelta la giocherà. Bello, bello. Infatti, moltissime liste di Arceus non giocano cintura scelta, una cosa che io non condivido per niente, perché una situazione come questa può capitare contro praticamente ogni mazzo. Quindi bene così. Tempio di Sinnoh, perché no? Allora, sicuramente un Jolteon e un Vimax. Lo mettiamo qua. E un Drizzo per ricerca accademica. E spero di trovare un po' tutto quello che mi serve. O anche un altro Sobble eventualmente, per prendere quello che mi manca. Tempio di Sinnoh, sì, lo giochiamo assolutamente. Mi sa che non ho trovato tutto quello che mi serve. Eh sì. Mi manca o l'energia o la tool. Questo per ora. E no, ma evolverlo vuol dire poi lui fa boss KO. E non mi sembra il caso. Posso fare magari Quick Ball, prendere un altro Jolteon. Comunque Drizzo lo gioco. Lo gioco? Prendo magari Zigzag per dopo. Anzi, lo uso anche subito Zigzag. Almeno una volta che l'ho usato, l'ho usato. Lui attaccherà ancora di Arceus. Il suo prossimo attaccante sarà Vulpix, probabilmente. Quindi iniziamo magari a danneggiare questo Vulpix. No, però è anche vero che io voglio pescare i premi su Pikachu. Arceus, Pikachu e un altro Pokémon. Quindi sì, no, ok, quindi Vulpix. Va bene, concedere due premi per me non è un grosso problema, perché comunque poi evolvo entrambi i VMAX e faccio in modo di giocarmela bene con i VMAX, o anche Demeter tra l'altro. Per esempio questa Mary in realtà ne avrei fatto volentieri a meno con la mano che ho adesso. Per fortuna che c'è il retino. Astronascita, vediamo cosa prende. Sono curioso, devo dire. Forse cambia stadio. Penso che abbia sentito Biancacima, possibile. Gardevoir non mi piace granché. Sì, devo dire che Gardevoir è parecchio fastidioso. Macerie. Non c'è nessuna carta che vorrei scartare di queste. Zigzag. Quel Gardevoir non mi piace, perché io già non faccio molti danni. Così ne faccio ancora meno. Questo è un bel top deck, almeno questo va proprio detto. Andiamo a prendere direi la Kazam stavolta.
visto che poi i danni se no non saprò come gestirli. Va bene. Evolviamo l'altro Jolteon, urgentissimo. L'Inteleon che mette danni nei premi, questo non va per niente bene. Il danno lo sposto qua. Facciamo un po' di danni, decisamente troppo pochi. Qua ne servono altri 40. Con il prossimo turno posso sicuramente spostarne 20 con Alakazam per efficientare un pochino di più i KO. Questi qua sono i 6 premi che devo pescare io adesso. Finché lui mi lascia Arceus davanti, in realtà sta facendo il mio gioco. Posso fare anche doppio Alakazam nel caso, per fare il KO qua e pescare un premio. Però non so quanto ne valga la pena. Io ora dovrei fare Demetra, ma sono senza energia lampo. E senza Evo Roma per Inteleon. Potrei spostare 4 danni qua a fare il KO. No, ma cosa serve? È un bel casino. Mi sa che ho perso. Perché non posso impedire il KO su questo Jolteon. In nessun modo. Questi danni qua li posso tipo spostare qua. Visto su al Pokémon che voglio mettere KO. Posso anche spostare 2. Posso fare Quick Ball su Jol e su Sobol, prenderne un altro. Quasi quasi farei un altro Alakazam per usare meglio i danni. Metto uno qua e un altro qua. Faccio Marni, però il problema è che... qua infatti ho sbagliato. Mentre facevo Marni ho pensato a questa cosa. Che se io avessi pescato energia e medaglia degli elementi, potevo mandare l'altro Jolteon. Mentre adesso non posso più farlo. Cioè lui ora è a un boss dalla vittoria. Nel momento in cui riesce a fare boss in panchina vince. Perché poi mette KO Jolteon. Quindi niente, facciamo questa cosa... Però aspetta. Aspetta. No, 200 danni faccio. Non faccio KO su Pikachu. No. Pensavo di riuscire a fare boss su Pikachu, fare 5 premi in un turno. Però non bastano i danni. Per cui farei 260. Quindi magari 20 danni riuscivo a farli in qualche modo. Perché Inteleon comunque nei premi. Ecco, lui adesso ho capito che doveva cambiare attaccante. Sicuramente l'assegniamo e anche la medaglia l'assegniamo. Ce l'ha sicuramente il boss in mano. E io Petra l'ho scartata inizio partita, tra l'altro, quindi non posso neanche giocarmela così. Io ho 2 boss. Se faccio boss 2 volte di fila... In realtà se lui non fa boss il prossimo turno io ho vinto, perché faccio boss 2 volte di fila ho vinto. Il problema è che secondo me lui il boss ce l'ha. Cioè non ha modo di prenderselo, quindi non è nemmeno detto che ce l'abbia. C'è un boss negli scarti e anche una Serena. Penso che abbia un solo altro modo di fare boss. Ma temo che ce l'abbia.
l'ipotesi di fare tutti i retini su questi Pokémon? No, non è venuto abbastanza neanche volendo. Niente. Faccio boss. Beh, indifferente. Beh, le faccio su Pikachu, così almeno la debolezza. I danni ha senso spostarli in qualche modo? Qua arrivo a 240. Sì, in realtà ci sono 20 danni di troppo. Ah no, cavoli, certo che ha senso spostarli. più importante da adesso, li sposto da qua. 1 e 2. Così questo qua va KO. Se lui non ha boss, io ho vinto. Eh sì, certo. Cavoli, ho sbagliato prima quando ho assegnato quell'energia cattura. Avrei dovuto sperare di trovare energia e medaglia degli elementi, perché avevo davvero poche carte nel mazzo e poteva starci. Cioè, in ogni caso non c'era motivo di assegnare così in fretta. Non ha ancora fatto boss il mio avversario, mi sta facendo pensare che potrebbe non avere la mossa. Per un pelo, raga, per un pelo. Peccato. Se non avessi concesso quel premio, quei due premi all'inizio su Jolteon, mandando invece un Sobol, forse col senno di poi non avrei dovuto regalargli quei due premi. Magari aveva il boss anche in quel turno lì, anzi aveva il potere di Astro di Arceus se non l'aveva utilizzato. Quindi in realtà poteva farlo. Peccato, peccato, perché per un attimo ho pensato che l'avrei vinta. Però, bella partita anche questa, dai. Ok ragazzi, dai, come avete visto Jolteon è un mazzo piuttosto complicato da giocare e che non è forte come gli altri in questo momento. Cioè, oggettivamente, è un buon mazzo. Secondo me, cioè, varrebbe la pena giocarlo un pochino di più. Questa è comunque una lista che io ho testato, ma che si potrebbe testare di più e anche ritoccare un po' di più. Però è chiaro che non è più forte come era invece un anno fa. Però fatemi sapere cosa sarebbe stato. Fatemi sapere se è un mazzo che comunque vi affascina, che vorreste riprovare a giocare. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!